Hola luchadores e calpurniosi calpestatori di calamari, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro Silverius, dal Canon Sven Mizzicadutti e ovviamente dalla scimmia senza testa. Allora, il nostro bersaglio si sta avvicinando anziché allontanando, vedo che si muove, mi dà 23 unità, 23 metri davanti a noi. E per quanto riguarda quello che vedrete adesso, logicamente voi pensate che sia un continuum, invece no, per il semplice fatto che mi sono accorto che non ha salvato il salvataggio e quindi sono ritornato in fondo al corridoio. Ci potrebbe essere qualche leggera incongruenza in termini di oggetti, ma nulla di troppo per la quale. Allora, vediamo un pochino cosa ci attende. Ah, Commonwealth, si esce da qua e io non è quello che volevo fare. Quindi qui potrebbe essere... Ok, facevo bene a leggere, almeno mi evitavo il caricamento. In pratica, qui potrebbe essere quella zona che abbiamo già ripulito in precedenza. Abbiamo qualche speranza che sia quello. Non ho molto orientamento riguardo al giro che abbiamo fatto all'interno. So che abbiamo lasciato i piani superiori ancora irrisolti. Abbiamo una parte da tornare dietro a sbirciare. Sto cercando di far mente locale perché ciccia e pasticcia, perché è qualche giorno che non gioco, quindi Allora, vedo un faretto che si muove. E visto così, sì, mi sembra esattamente dove c'era la mitragliatrice che abbiamo fatto esplodere. Esatto, mi sa che la mitragliatrice era proprio qui. Noi abbiamo sparato là sopra, quindi questo sarebbe stato esattamente l'altro posto. Chi c'è? Ok, qualcuno c'è ma è sopra. C'è qualcuno? Sì. Ciao, so Giorgio. Vengo per scassarti i tulipani. Siamo ostinati, eh? Abbastanza. Beh, dove sarà? Non lo scoprirai mai. Lo so, sono una persona metifica e malvagia, non c'è niente da farci. È il mio istinto sciabrio che mi dice: Silver, spaccaculizzali tutti, veramente, senza ritegno alcuno. Non lo so, ho paura adesso di quello che mi aspetta. In realtà questo giro esterno prevede che da dove siamo entrati doveva essere un punto difficile. Avendo già ripulito, potrebbe diventare un punto facile ora. Potrebbe darci qualche meritato vantaggio. L'area sembrerebbe abbastanza sgombra. Allora, facciamo così. Visto che mi ha dato problemi con i salvataggi, vediamo un pepiniello. Quindi qua possiamo aver aggirato la parte più ostica. Aspetta lì, eh. Che io devo capire sto proiettore del cacchio pifero. Ah, bene, se non c'è nessuno in giro, il proiettore del cacchio pifero non è pericoloso. Vabbè, noi ce la risolviamo brillantemente, no ragazzi? Siete d'accordo con me? Ma che... Sì. Dimmi. Allora, cane, occhio che abbiamo... Posso stare qui tutto il giorno? Stanno sparando a me o a te? Stanno sparando a te. Diciamo che non vedendo una mazza, cerchiamo di andare a aiutare Cagnetto. Attenzione. Attenzione. Questi sono interessanti. Sta fermo. Scusa, se no non posso spettinarti. Cane, mangiamo costine di cane se ti interessa. Ne vuoi due? Allora, tappo, cella, munizioni.
qualcosa dovrei avere. No, dove sta? Via qua. Bestiario, maschera. No, devo aver dato tutto al cane, quindi non ho metri di paragone. Amen. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante in questo stabilimento. Allora, io ho cominciato tutto in maniera sobria, però obiettivamente sto cominciando a farmi prendere, nel senso che mi interessa sapere le cose, mi sta incuriosendo. E buon segno, ragazzi, buon segno. Ho deciso che quando avrò di nuovo internet provvederò a scaricarmi DLC, perché li voglio giocare assolutamente. Allora, questo è un rumore di trappola. Ma non la percepisco. Ok. Potrei fare il didormi, potrei. Vorrei, ma non posso. Scordarmi di te. Io non ti conosco. Beh, in realtà no, potrei fare benissimo il dormi per un'ora, che così recupero quel poco di energia senza consumare un'altra costina di cane. Anche perché poi devo asportarle dal mio di cane e sai com'è. Allora, queste cose qua potrebbero tornarci utili, ma non abbiamo più posto. E me ne dispiaccio non poco. Allora, qui non c'è niente. Un'officina per armature. Ah, di qua non si va verso niente, bene. Perfetto. Se io salgo di qui... Dai, non farlo, ma quanta polemica, cazzarola, la prima volta che voglio fare il ginico. Scusi, signorina, ma... Signorina, chi che non c'è nessuno? Silver, smettila. Mi sento... Presente quando c'è un occhio di bue puntato... Tegame leguminoso. Oh. Ah, era il faretto che faceva sto bordellazzo. Bene, bene. Oh, ne sono molto contento assai. Allora, qui... Penna, bisturi e strufoli. Allora, vediamo un attimino. Qua c'è qualcosa che possiamo prendere, un oro nastro, quattro cartucce per fucile a pompa, un cestino per la spesa, del detergente, no, in realtà qui non ci frega una mazza. Forbice, pennello, che bel pennello, marcondirondirondello, un armadietto vuoto e un cane balordo che ci segue, senza colpo ferire, logicamente. Di nuovo... Vi odio, scimmie. Ecco, ragazzuoli, come vi ho già detto, fatemi sapere se queste scimmie qua è bene che io li faccia fuori o se ne pago le conseguenze. Magari sono oggetti legati a un personaggio che semina scimmie per spiare i cattivi, e se io faccio fuori le scimmie... Ottimo. Allora, cartuccia, munizioni... Allora... Un cane, no, il cane quasi quasi non lo prendo, lo lascio qui. Secchi, lanterne pitali, non c'è altro qui. Benissimo, la scaletta la possiamo usare e potremmo andare sul tetto. Ok, fra un momento terremo presente che possiamo uscire di qui. Prima però andiamo a vedere allora la metà di là. Vediamo se la gioia ci pervade. Possiamo uscire anche di lì. Sapete che, se devo essere sincero, mi ispira di più uscire dal lato scaletta? Non per un motivo specifico, non lo so il perché, però c'era come quella strana sensazione che la roba figa sia di lì. Mi sa di uscita più verticale. Vabbè, là. Eia! Catto blepa! Sono mica io. Io mi riparo per le scale, tu cane fai quel che vuoi, Cosa credo di fare? Credo di prendermela con una mitragliatrice e spetardarvi le terga. Dai, mi curo dopo, se riesco a farla esplodere... Porca... Lo so che ci sono anche le bombette a petardi. Oh, scusi, ma magari poi mi curo sui vostri letti, giovani mefitici
e metafisici. Che stronzo. Torna fuori che... Che figlio di una buona donna. E fatti sparare nelle ginocchia, nelle terga, nel dondolino. Fatti sparare nel dondolino. Ok. Ora usiamo la tattica del siluro del paguro, che è quella cosa che te lo fa gioiosamente riposare il personaggio, e quindi approfittiamo. Ah sì, dormiamo di nuovo per un'ora. Bella sta genialata, no? Autosalvataggio, cure gratis, pinoli, pistufoli, tutte robe salutari. Ciao, anche il ciao è salutare. Ricordatevelo sempre di dire ciao, che fa bene alla salute. Allora, dicevamo, lì fammi innanzitutto vedere se sbuca sul Commonwealth, perché non è detto, Sì. Ok, quindi direi che può aspettare. Cane invece non può aspettare, quindi lo dovrò scendere, così lo piscio. Allora, vabbè, non ho sentito blaterare, Vi serve un cruscotto? Me lo avanzo un cruscotto, Guarda che se mi avanzo un cruscotto io non so cosa farmene, ti regalo un cruscotto. Perché c'è un cancello qui così in un magazzino di gomme deturpate dall'asino? Che robe strane. Wow. Ok, perfetto, perfettissimo. Ho capito gioiosamente dove siamo. Siamo all'altro corridoio che volevo esplorare, quindi questo chiude il cerchio e ci fa risparmiare mezz'ora. Ah, fra l'altro, ragazzi, ho una cosa strepitosa. Se ci riesco prima della fine del video ve la faccio vedere. Non l'ho scoperta da solo, mi è stata detta. Spero che funzioni, perché mi è stata detta a... Ah, ce l'ho la chiave? Sì. Oh, che cacchio, che bello. Grazie. Che bello. Stavo dicendo, ho scoperto una cosa fighissima. Scoperto, vabbè, mi è stato detto. Però grazie Roberto intanto per avermela detta. E io spero di riuscire a metterla in pratica. Sì. Allora, ve lo dico subito, vi anticipo un piccolo glitch. Io sono contrario, però non è un glitch che sminchia il gioco, qualcuno di voi a sentire la parola glitch rabbrividisce, qualcun altro giuisce perché scoprirà qualcosa di veramente interessante. Vediamo se riuscirò a dirvi qualcosa che non sapete. Ne sarei felicerrimo e via dicendo, e anche cose, logicamente, come sempre mi raccomando, infilate in posti. Allora, terminale di Gristle. Ciao Gristle, Gristle Caravana. Ok, prima attiviamo questa. Va bene, io sono autorizzato, ve lo confermo. Se non va, non mi si sblocca niente. Non si sblocca niente, va bene. Carovana. Oggi abbiamo sistemato un'altra carovana, con questa sono tre in un mese. Come ciliegina sulla torta, Freddy ha detto che ce n'è un'altra diretta qui. Dice di aver visto qualche guardia, ma per lo più sono civili. C'è perfino una vecchia vestita da chiromante e un pagliaccio con il cappello da cowboy. Dovrò chiedere a Jared da altri uomini per prendere questa carovana. Quel cazzo di cappello deve essere mio. Ah, allora non sono l'unico che ha questa passione sfrenata per i capelli altrui. Cowboy, marinaio... Allora, peccato che non ripara un cacchio, perché è figo, il set da tuboloso è veramente figo, a me mi piace. Allora, aspettate che prima andiamo su a esplorare di qui, poi vado a ripulire i cadaveri di là. Commonwealth anche di qui, no, porta. E quindi questo ci ricollega dalla parte di là, quello che avevamo fatto. Ok, perfetto, perfettissimo. Questa era quella zona che non avevamo esplorato, quindi tutto quel vociare che sentivamo sono quelle sentinelle che abbiamo sgozzapippato adesso. Quindi tutto questo ci porta sul tetto dello stabilimento. Giusto. Cane, sta buono. Non eccitarti, così che poi magari ti accoppi con te stesso. Ma li ho già ripuliti questi. Sta a vedere, sì. Quindi l'ascensore continua a non funzionare. Giusto? No. Livello inferiore.
Aspetta un po'. Vediamo come funziona. No! Cane! Cane! Stupido cane! Sono rimasto senza il cane. Ma vaffa secchio! Cane! Vabbè! Cioè, scusa, D'altronde devo tornare indietro per controllare le cose che mi lascio alle spalle, perché sai, non vorrei mai... Allora, questa era l'altra scala, perfetto. Perfettissimo. Allora, non mi sembra ci sia niente di interessantissimo qui, Guanto da forno, non c'è un giornaletto. Due pacchetti di sigarette, una porta del frigorifero. Frigoriferi deserti. Quale gioia per le mie pupille gustative. Accendiamo la TV, non funziona. Che meraviglia. Tutto ciò è stupendevole. Praticamente tutto sto giro del cacchio era per pupparci due bottiglie di latte vuote. Ma per cortesia. Ecco, quindi qua c'è gente morta da tempo. Sto cominciando anche a distinguere i tipi di cadaveri, no? Quindi quelli che hanno una storia prevalentemente sono quelli... Ok, aspetta un po'. Allora, mi concentro. Quelli che hanno una storia, stavo dicendo, sono quelli più recenti, sommariamente. Allora, Arena, Early, Death, Eats, Grid, Play, Save, Stakes, Joins, Dream, Daily, Falls. Così a naso è il daily che mi... perché è furgonato. Affinità zero, perfetto. Quindi dream niente, saves niente, joins niente, oh fantastico, falls niente, grandissimo. Arena potrebbe essere, early non potrebbe essere, death non potrebbe essere, AIDS non potrebbe essere, grid potrebbe essere, plays potrebbe essere, takes no. Quindi ok, uno sì, quindi arena no, early o grid. Early, no, però daily escludeva. Aspetta un momento. Allora, it's uno solo e daily zero. Quindi place potrebbe essere, grid potrebbe essere e take. No, perché ne avrebbe tre. Quindi avremo o play o grid. Sì. Yeah. Oh, sta a vedere che per una volta schifa sono riuscito. No. Devo cambiare la personalità. Per una volta schifa sono riuscito ad attivarlo quando mi serve. In realtà no. Ovviamente no, che vigile il fuoco, ma vaffa. Ok, ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Perfetto. Ok, sì, dai. Ma è attivo. Sì, ma non lo sento. Ah. Tempo scaduto. Primo e ultimo errore. Ok. Vediamo se riesco a... Cos'è che... Ma è lui che spara! Ok. Dai.
Predone, affacciati alla finestra. Rispondimi al citofono. Sono venuto qui per farti del male fisico. Posso dire sti cazzi? È uno psicopatico sto robottino, mi piace. Oh! Sta a vedere che con Jared avremmo potuto parlarci. Allora, vediamo di... quella fatta fuori. Quindi... ok. Tanto... oh! Oh! Porca miseria. Ti sei preso un vantaggio, Silver. Adesso te lo pucci nel secchiello. No. Cane, dai retta a un cretino, vieni qua. Adesso lo lasciamo muoversi un attimino, poi andiamo a disattivare il sistema protocolare lì e lo mettiamo in modalità soccorritore. Cittadini rispettosi della legge, allontanatevi dall'area. Il fuggitivo sta cercando di sfuggire alla cattura. Santo citrullo. Speravo di non dover arrivare a tanto, Speravo veramente di non dover arrivare a tanto. Come ti senti, cane? Tutto bene? Anche perché io non ho la sicurezza che non ci sia più nessuno, quindi tutto questo potrebbe essere stato una roba orribile. Il Protectron, c'è la diffusione, bobina e acciaio. No, l'acciaio intanto lo lascio. L'acciaio intanto lo lascio. Vediamo un pochino se abbiamo lasciato qualcosa di pericoloso vivo. Spero vivamente e cortesemente di no. Allora, cercherò di prendere solo le munizioni e le bombe, esatto. Armi e il resto no, perché abbiamo veramente una quantità di roba addosso mostruosa. Che è? C'è un'altra torretta. Una volta ho tentato di fare qualcosa di veramente coreografico. Cane, non puoi mordere la torretta? È una torretta artigianale, è fatta in una torrefazione. Vabbè, io ho provato a convincerlo, ma non c'è stato verso. O meglio, il verso c'era, però non l'ho fatto e quindi non l'ho convinto. Vabbè. Allora, vediamo un pepiniello, magari bastava salire di qui. Keep out, quindi fora di bal. Siamo stati avvisati, non ci siamo attenuti alle istruzioni. Vedo la gente morta. Un tappo, munizioni, bottiglia molotov e il resto no. Ok, ecco, questo è un cadavere vecchio che era un inserviente della Corvega, quello che faceva le pulizie, no? Vedete, vassoio, bottiglia di vodka. Era un bielorusso dedito al sgomberio della Rumenta. Vabbè, ci piace per lui che abbia fatto questa fine un po' nefasta, infausta e anche un po' inganfita, che lo rende il Sergei della situazione. Allora, io sento ancora questi rumori fastidiosi di circuiti e robe simili. Beh, sarebbe stato fighissimo se io mi fossi infilato qui dentro. Sarei stato abbastanza al sicuro. Ottimo, bene. Contento di non averlo fatto, così mi sento molto più intelligente. Exit per uscire, giustamente, però prima di uscire abbiamo qualcos'altro da fare. Qua niente, e di là come cacchio ci si arriva? Sciabria, un par di ciufoli. Cane! Sgarrupati!
Inventati qualcosa. Mimalo con le orecchie. No, sono riuscito a saltare. Sono riuscito a saltare qua dentro, non ne sarei mai più uscito vivo. Allora, di qui non si può salire. Mannaggia il platform. Scusa, eh. C'è un corridoio da là, quindi potrei dover fare il giro. Potrei, eh. Andiamo a vedere se ne ho voglia. Tanto l'indicazione mi dice di andare di qua. Vediamo. Vediamo cosa combiniamo di buono. Non ne sono mica tanto sicuro che farò cose buone e giuste, ma sarà mio dovere tentarci e poi farmi insultare come un cretino che si è appena spettinato le orecchie. E vediamo, vediamo. Vi stavo dicendo appunto che ci sarà una cosa fighissima che voglio fare prima della fine del video. Spero di riuscirci. E vediamo. Restate sintonizzati, che potrebbe essere una cosa golosa, golosa, golosa. Tanti di voi sanno che c'è questa cosa, però magari non tutti sanno che si può interagirvici. Sì. Presto, molto presto. Allora, eh no. Cazzarola. Sì. Con le bombe siamo dei deficienti tutti quanti, eh. Cosa stavi sparando come? Dai, non puoi infilarti dietro un tubo e pretendere che la gente ti dia credibilità, ma per l'amor di Dio! Non lo so che cazzo è stato, però è una situazione un po' del manga. Ma scusate, mi prendete per il culo. E io entro nel tubo, eh. Giù per il tubo! No! Porca! C'è scazzo nel gruppo. C'è scazzo anche nel tubo, eh. Porca miseria, non mi aspettavo tanto tedio nel giro arrosto. Per sicurezza io vado anche di costine di cane, costa quel che costi, e cani quel che cana, fra l'altro. No, merda. Giustamente. E voi direte, Silver, usa sto cacchio di Gabri tiratore. Cioè, avete ragione anche voi, perché Gabri tiratore usa gli stessi proiettili di Bayonetta. In culo a mamma da... vabbè. La smettiamo? Voglia. Vengo già divertito da casa. Io non capisco dove sei, ma ti troverò e ti sciuperò la cicoria. Ok. Non ho capito ancora quanti siete, ma siete troppi per i miei gusti. Abbiamo 50 steam pack. Fico. Lo so che sto usando ancora la baionetta, ragazzi. Però ero abbastanza sicuro di aver selezionato il Gabri. Perché non me lo seleziona? Boh. Sbaglio qualcosa nei comandi. Fantastico. Ci riuscirò quando non mi servirà più. Basta tirarmi le bombe! Ma porco siluro! Siete troppi, siete troppi, non riesco a starvi dietro. Ok, anche te sei andato. Ma va, mori ammazzato pure te, ma vaffanculo. Basta! No, devo riuscire. Mi avete sparato nelle gambine. Io adesso chiudo la porta e mi prendo con calma il diritto di capire perché era già il Gabri tiratore. Ah. Ok.
Va bene. Allora, mi prendo di nuovo una costina di carne. Sparizioni. Megoglioni. Ok. Non ti palesi più, eh? Nessuna traccia. Ti stai cacando. Mi sto cacando un po' anch'io, eh. Niente. No, dai, guarda quanto gli è rimasto di energia. Ma siete degli stronzi carognosi, eh. Che cane, stavo per spararti. No, niente, è solo una pallottola nelle scapole. È solo una dannatissima pallottola nelle scapole. Ma no che non mi arrendo. Cicogna. Cicogna. Adesso devo solo capire dov'è il tuo socio. Vedete gli occhi aperti. Ma chi cosa gli occhi aperti? Ma no, che Stellboy cosa? Te li ho ammassati tutti. Signor gendarme. Vabbè. Però posso tentare di... Ok, almeno ho capito che posso farcela. Aspetta lì. Ho visto gente. Te tranquillo, te che adesso ti sparo in mezzo alle corna. Dai. Silver, usa il jet. No, non è ancora il momento. Allora, ho solo 900 proiettili praticamente, ma non ho paura di usarli. Quello non ci caca più. Questo potrebbe scendere dalle scale. Faccia il simpatico, ci venga incontro. Guarda, fantastico, fa tutto il giro, è stupendo. È quasi romantico questa cosa. Dai! Stai fermo, c'è gente che ti spara addosso e stai fermo. Vuoi non star fermo quando la gente ti spara addosso? Fatti vedere, forza! Non è... Non mi freghi. Tanto sto facendo fuori un'ira di Dio in proiettili. Adesso ti tiro col fucile a canne zozze. Praticamente mi sporco il fucile e poi te lo tiro dietro. Paura, eh? A voglia, guarda, però mi sto cacando. Giusto per restare in tema, eh. Ah, eccoti dove eri. No, non lo fare, non lo fare. Torna giù con circospezione, dai. Ti ho involontariamente perso di vista, ma ti avrei sparato volentieri. Ah, bello, però bello. Questo ormai ha deciso di star lì a pucciarsela nel secchio, però allegramente anche lui. Ok, dai, arriva. Vai. Ok, facciati la finestra, amore mio. Dai, che è il tuo momento di prenderti un proiettile nei denti. Ti prego. Dai, che ho capito che devo fare quel giro lì. Devo tornare dentro, c'ho un video da fare, non posso stare qua una settimana. No, vieni fuori tu. Ma il tuo culo, muoviti, te lo riempio di piombo. Girati, Michel! Ma che scappo? Dove? Cosa che scappo? Non ho paura! Vorrei solo sapere dove cacchio sei, così vengo... Vabbè, ho deciso che passerò all'azione.
questo non lo posso beccare da qui. Ok, allora andiamo con ordine, vediamo di recuperare qualche munizione, perché stecca, giustamente questo l'abbiamo combattuto a mani nude, quindi non ci darà roba. Allora, torniamo momentaneamente alla baionetta. Ok, no. Grazie, niente. Da buono un secondo. Hanno tirato bombe a tutto andare, no? Poi gliene è rimasta una a testa, sti culoni. Ah, ok, bello. So. Che cazzo è stato? Non lo so. Ma muori cosa? Sono malato, non morto. Sono così moribondo. Oh, grazie. Avete voglia di venirmi incontro? No. Giorni. Ho un cane che mi fa da ta... Giuro, sparo in culo al cane adesso. Spostati! Sparizioni. Volete un cane? Ve lo regalo. Vi offro un cane in segno di pace. Ce lo mangiamo a rosto. Signora. Signorina, non lo so come. Non serve nascondersi. Vabbè, questo sarà tutto finito. Esatto, quindi palesati e non rompere tanto belino, dai, su. Che ti costa? Vieni qui tra amici. Ti fai sparare nelle chiappette. Non ce lo diciamo a nessuno, così non ci fai brutte figure. Cane, guarda, fai pure da bersaglio mobile, non me ne frega più niente. Sei stato veramente un monello. E adesso questo me lo picchio io con calma, perché hai cacato la minchia. Sì, uso la baionetta, va bene. Oh, sì. Goditela, cretino. Allora, granata, bottiglia, molotov, medix, mentals, ok. Perfetto. Dopo me le userò a dovere anche tutto. Wow, c'è della luce laggiù. C'è un casino di roba, mamma mia, quanti bei posti. Vabbè, belli magari è una parola grossa. È ancora bello ampio anche questo edificio, altro che pensare di finirlo in questo video. Sti cacchi. Ma ti rendi conto che mi costringi a fare cose che... scusa. Poi ti sbratti. Braccio destro fasciato. Oh, ok. Magari facciamo che controllo un secondo se qualcosa di quello che ho raccolto può essere meglio di... 3 seno è un equivalente, però non porta. Questo meno, questo è un più, ma dalle armi laser, quindi mi interessa fino lì. E quindi le armi laser presumo che siano tipo gli zap zap della Trituratron, quel cacchio di Cosobot, schifo Cosobot. Ah, potevo salire anche di lì, vabbè, adesso a capire tutti i giri che avrei potuto fare ti senti veramente perpendicolare a te stesso. Allora, qua potremmo trovare roba, molta roba. Wow, due munizioni, Ce ne ho fatte fuori un arsenale per arrivare qui, ma due munizioni me le fai ritrovare. Ti voglio bene, veramente, guarda. Ecco, poi me ne metti 32 qui, me ne mettevi 34 tutte qui, era mica più bello? Ecco, il nastro americano lo prendo perché adesivo mi serve per fare una marea veramente invereconda di cose. Qua, fermo qua. Jet Psycho, ma io ho una quantità di droghe smodata, ho anche un cane smodato, ok, quindi qua dovremmo tornare dentro quel tanto che basta per raggiungere quel punto dove io voglio andare in precedenza, no? Sto dicendo fesserie. Riusciremo a rientrare dal lato che dovrebbe essere questo allora? Quanti cavoli di passaggi c'erano per fare lo stesso giro? 200? Ma porca. Vabbè, fa niente. Vediamo di tornare dentro che magari siamo dal lato dove c'era
dove c'era Julien, tagliato la Julien, esatto, pezzettini, finché che è la fine del mondo. Che gioia, al massimo torniamo indietro e amen. Chissà dove portava la scaletta quella a Pioli. Allora, aspetta. Il rumore è quello... No, questa è solo l'altra scala. Quella che non abbiamo voluto prendere. Quindi siamo tornati ancora putte a capo. Salto sifone. Poche idee, ma confuse. Silver, c'è la mappa. Fa niente, abbiamo ripulito la boss fight del boss fight del... Non è vero, non è vero. Mestizia e anche cupidigia, quell'ingordigia che mi porta a pupparmi le cose degli altri quando le sparo alle genti e gli sparo in posti, perché alla gente sparo veramente in tutti i posti possibili e immaginabili. Che è sta cosa? Ma c'è ancora qualcuno che ha voglia di prendersi una pallottola nelle corna qui? Ma siamo seri? Da sopra c'era qualcosa magari, proprio là. Io purtroppo, ragazzi, devo tornare indietro perché non so quanto vada avanti la cosa. E se lo voglio scoprire devo guardarmelo ora. Adesso che la zona è libera facciamo abbastanza la svelta. Allora, questo non l'avevamo neanche perquisito, mi sa, infatti. Non sai quanto ci fa comodo uno steampack in più. Vediamo cosa ci stavamo perdendo, Ok. Mi sono perso la scritta a schermo, ma credo che sia riferito... esatto. Quello della stazione di polizia, allora. Credo, o magari c'è un altro... No, aspetta un momento. Io attivo un secondo la radio. Perso e ritrovato in un colpo solo due volte. Ripetizione messaggio automatico. Qui scrive Aileen della squadra di ricognizione Gladius a tutte le unità in ascolto. Autorizzazione Arx, fermo, 9-5. La nostra unità ha subito delle perdite e siamo a corto di provviste. Chiediamo rinforzio o evacuazione dalla stazione di... Quello della stazione di polizia, esatto. Allora avevo memoria corretta del fatto. Porca pupazza, no, dai, non farmi rifare tutto il giro, Ok, allora dobbiamo sempre cercare di capire da che cacchio di parte posso. No, qua era esattamente l'altra parte a cui potevamo entrare, quindi l'avevo capito. Non mi è chiaro come cavolo faccio ad arrivare nella piattaforma dove c'era Jared, Jérôme, Julien, Jean-Pierre, Jean Pipot. Vabbè, lo scopriremo, non lo so. Non lo so, ho perso un filino l'orientamento, è inutile che mi segno gli accessi perché tanto... No, niente di cui preoccuparsi. Sei lì. Fa piacere. Bellissimo. Guarda, sei stupendo. È quasi un peccato veramente spararvi in faccia. Infatti non per niente uso le baionette, perché così non spreco tempo a sparargli in faccia. Allora, di qua e di qua. Io non so quanta gente sia rimasta su sto stabilimento, ma mi sa che sono troppi e me la sto pucciando il secchio da solo. Siamo in una situazione di quella che il belino, te lo raccomando, Allora. Oh. Chi è che mi spara da goccia? Ma vedi, andatene a fangala. Abbiamo fatto fuori 10 costine di cane. Questo stabilimento della Corvega è letale, veramente. Mamma mia, adesso cane. Te posso, adesso ti sor... Ti sor
Giuro, gli sparo in una zampa, veramente. Che palle sto cane. Vieni qua, cane. Ehi. Guarda se mi devo beccare i proiettili nelle corna perché non ti levi da cacchio. Ma santo di quel... Bethesda di merda! Ehi! Hey. Qui! Eccolo là! Alla bersagliera proprio, eh! Ci troviamo due deficienti. Riesco a liberarmi di sto cecchino, già ci guadagno in salute tra le altre cose. Non è niente. Quante ti sparo nel sederino, nelle sterga sederose. Ok. Torretto persona. Multi level. È bello che ti stai a pigliare i proiettili nei denti. Silver, anche tu ti stai prendendo i proiettili nei denti. Sì, ma io sono più creativo, me lo posso permettere, sono un artista, no? Perché mi fanno poco danno, ma in realtà io loro ne faccio abbastanza, quindi... Boh, contenti loro. Allora, vediamo se riesco a... Dove sei? Dove cazzarola sei? Me lo segna di qua. Ah, sei sotto. Che palle però. Dai. Compari e non parliamone più. Non ti ho fatto male? Sei morto, vedi? Fa un po' te. Allora, in teoria ora non mi segnala nessuno, eh. Quindi... Vediamo in quante situazioni del cacchio riusciamo a infilarci, logicamente sempre con gioia. E oltretutto di lì c'è un sotto. Quanto cacchio è grande sto posto. Allora, aspetta un attimo. Ah! No. No. Ah, non tutti sono riflettori, giustamente. Cioè, vuoi farmi credere che beccato un riflettore e ne ho spento una colonna? Oh, fico. Oh, dannatamente fico, fico. E ci stai, fichi, fichi con me. Oh, ok, roba. Roba, roba, ragazzi, roba. Adoro quando si trova roba. Un ogliettore, una lente di ingrandimento... Prendi tutto ciò che è utile. Ma no, che prendi tutto ciò che è utile. Controlla. Non è. Basta, non devo parlare col cane. Non ora, perlomeno. Dovrete pazientare per vedere quella cosa che ho detto glitch, perché giustamente pensavo di finire il... come si dice? Qua è il controllo delle luci, logicamente. Figurati. Ok, va bene. Non ci ha rilevati come intrusi, va bene. Riusciremo a estruderci allora. Mazza che labirinto sto posto. In realtà serve questa cosa per poter salire da più parti, no? Per scegliere da che parte aggirare la cosa. Però... Io ancora non so... Quanta gente ci troviamo ancora ad affrontare qua, eh? Vediamo, adesso mi troverò una torretta davanti che mi spara nelle gonadi, o una bomba che mi spara nei ginocchi, o una bomba torretta che mi esplode nelle gonadi dei ginocchi. Ok.
Ecco, vedete, questa era quella cosa di cui vi parlavo parecchi video fa, che il cane ogni tanto si fa male da solo, guaisce, interagisce con se stesso. Wow! Sì. Ok. Grande. Fico. Qua posso fare il salto della fede? Devo andare di là. Riusciremo ad arrivare in fondo allo stabilimento della Corvega? Boh. Non lo so. Ah no, qua non devo andare perché di qua già ci sono. Dicevene che dovevano andavano. Questo si è affacciato qua. Lei è in una situazione un po' promiscua, eh. Però non vorrei. Cane, non so cosa sia successo. Cane non mi segue più, deve essere precipitato nel vuoto. Ma se il cane muore, perché non ho ancora capito se muore o no, perché vi ricordo che mi avete detto alcuni sì, alcuni no, alcuni forse. Adoro quando mi date indicazioni un po' alla rinfusa. Ok, non credo di aver fatto niente di... Mi sento come una torpedina in questo momento. Che cacchio di giro fa? Per cosa? Perché? Why? Big O's. Come quando devi sgrullare i pazzi pupazzi di Beppe Bigazzi. Cioè una cosa... Boh, aspetta, Vediamo se ce ne capisco uno una secchia. Io vado di puccio. Allora, di qui, di là. Di lì, di là. Ninihi, ninihà. Gira di qui, gira di là. Voi ragazzi non ci crederete, ma mi sta venendo tipo il vomito. Ma no, dovevo andare di lì. Miseria, che casino. Bello, lo stabilimento Corvega, veramente stupendo. Peccato non esserci stato per le vacanze estive. Ci avrei veramente speso tanto di quel tempo che voi non avete un'idea. Lì c'è qualcosa? No, c'è solo una colonna attaccata a un citofono in un tubo. Ok, qui che c'è di bello? Buff out e munizioni a tutto andare. Ok, aspettali un secondo, aspettali solo un secondo. Stavo precipitando nel vuoto e avrebbe fatto ridere. Vuoi scommettere che la scaletta portava qua e avrei risolto tutti i problemi della mia vita? Vuoi scommetterci? Zibibbo? Che c'hai qua? Un casco da minatore. Quindi sarai un minatore. E del Gran Turco. Era qua in pausa pranzo e si è fatto sorprendere dalla pioggia. Gli è venuto il raffreddore, è morto, sghiscia così. Cioè no, tutto questo è solo per andare dal minatore. Houston! Dove cribbio devo andare? Cane! Non posso farcela, non posso non riuscire a capire dove cacchio devo andare. Cane! Veramente, canizzati. Decanestrati. Allora, l'indicazione mi dice di là. Ma io la missione non l'ho logicamente completata. Vabbè, cane, aspetta, vengo io da te se non vieni tu da me. Tanto io posso entrare da tutte le parti, vabbè. Ma ho completato lo stabilimento Corvega, però non sono riuscito. Non sono riuscito, mannaggia a me, a andare là dove c'era Gerard Jerome e via dicendo. Luciadore, ho una vaga idea che potrei fare una cosa interessante. Perché tanto quello che ho ripulito dovrebbe restare ripulito. Allora, potrei fare un velocissimo taglia e cuci e a fondo video vi faccio vedere quella cosa che vi avevo promesso che avrei fatto, sempre sperando di riuscire a farcela. Prima però, durante il taglia e cuci, andrò a vedere se riesco a raggiungere la cosa di Gerard Jerome e Gingelan e ve lo dico fra un momento perché ho poco tempo per registrare. In realtà qui bastava prendere la rincorsa e saltare. Comunque sì, la missione è stata completata. Non mi ero accorto di aver già fatto tutto, quindi adesso esploriamo tutto quanto. E vediamo un pochino, terminali non ce n'è. Recuperiamo
C'è qualcosa di estremamente radioattivo. Bene, mi consolo, un biberon grande. Cosa ci farà mai un biberon grande qui? Lo sappiamo solo noi. Allora, un fucile più un torace in cuoio. Un braccio destro rafforzato e saldato, piombato, ammortizzante, un completo da predone. Grazie, ti apprezzo tantissimo, perché questo ci... Ah, ecco, vi stavo dicendo che ho controllato, la missione l'abbiamo completata, dobbiamo solo andare dai tizi a dirglielo. Allora, vediamo, questo non ci interessa, non ci interessa per niente. Anche questo non ci interessa per niente. Questo può essere interessante perché è piombato, però pesa un casino. E niente, direi di lasciarlo così, perché tanto poi posso andare a Sanctuary a liberarmene. Qua ho visto una Nuka Cola Quantum. Quantum, mi piace ciucciare la Nuka Cola. Questo è Jared. Allora, cave della cassaforte Corvega, che non so dove sia. Armatura chiodata. E poi ne parliamo. Qui abbiamo un Gornak. Grognak. Perfetto, faccio ancora più danni, yeah. Terminale di Jared, vediamo un pochino che dice. Urca. Il fuoco finalmente cessato, che significa che Olonio e Gristo hanno spazzato via tutti i goal e sono diventati il pasto di qualcuno. Ora Lexington è al sicuro, posso finalmente mettermi al lavoro. Bene, perplessità. Non funziona niente, la vecchia ha preso un po' di jet, qualche pastiglia e poi ha cominciato a vaneggiare visione dopo visione. Alla fine erano tutte vere, i predoni che bruciano la città, uccidono i grandi e rapiscono i bambini, che rapiscono me. Ricordo il suo sguardo quando ho visto il mio destino, ragazzino diventerei un mostro, tutto vero. Se riuscissi a ottenere questo potere, queste visioni, il Commonwealth e le altre gang, non ci sarebbero più preghiere per nessuno. Ma non funziona niente, forse devo aumentare il dosaggio, mi serve un altro secchio. Ah, la vecchia è come la nostra, cioè è la nostra vecchia. Non sono questo, sono solo un trampolino per la visione, sono io. Io sono il problema. Vorrei averlo capito prima che le mie braccia diventassero i puntaspilli. Ma se non altro, un passo avanti. Mi servono nuovi soggetti. Questo stava perdendo la brocca. Ancora nessuno sviluppo, ma le voci sulle droghe gratis hanno attirato molte reclute. Ne sono arrivate quasi tante. Tante quante erano prima che ripulissimo Lexington. Lonnie pensa che sia una perdita di tempo e dice che dovremmo investire il nostro tempo alla creazione di difese. Ma non è Lonnie che decide, sono io. Credo che non le piaccia molto la sua nuova posizione. Un'altra dose di psycho la tirerebbe un po' su. Niente, va bene. Ah, quindi può darci che la vecchia in realtà sia una fanfaluca, perché sa tutto. Vabbè, poi ragazzi, adesso mi sistemo le cose io, non preoccupatevi. Adesso io vi saluto e sistemo un po' il nostro Silverius e noi ci vediamo dove dobbiamo vederci di dovere nel prossimo fantasticissimo video. Non temete, lo farò con tanta gioia e proficua promiscuità, e ve lo prometto, cominceremo esattamente dal punto dove dobbiamo cominciare, ossia da Glitch, che vi rivelerà quella cosina. Beh, ammesso che funzioni, io il caso ve lo racconto, non so se la cosa sia stata patchata, ma potrebbe essere molto interessante anche per il nostro futuro. Lucio Dares, io come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo nella prossima fantasticissima avventura di Fallout 4 qui sul canale del Silver Player. Ciao ciao!